2, 1, pronti per questa nuova giornata al Quattro Zampe in Fiera qui a Roma. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scaldare un po' i muscoli. Allora, per scaldare i muscoli, venite, andiamo da Ginevra, che tra l'altro c'è lo stesso nome della mia gatta. Ginevra, bellissimo. Senti, come ci si può scaldare un pochettino? Benissimo, prego. Cosa devo fare? Vieni, ti faccio vedere subito. Oddio. Devo togliere tutti i bastoni? Come no? Saltare tutti i bastoni. Come saltare? Devo saltare i bastoni davvero? Sì, certo, dobbiamo fare il percorso, dai, devi risparmi il tubo. Devo passare sotto il tubo. Certo. Cioè praticamente io ho visto ieri che partono i cagnolini, ma anche ho visto i bambini che si sono divertiti molto. Sì, i bambini si divertono molto, non è proprio quello che dovrebbe essere fatto, però li facciamo divertire così. Quindi parto dal primo, secondo, terzo, sì, quarto, quinto. Io ti guido. Ah, tu solo mi guidi? Allora ok, parto, cosa devo fare? Quindi salto? Ma va dove? Tu fai finta di essere il cane e io ti porto. Anche abbaiare? No, quello no. Quindi ok, parto? Okay. Vado, via! Hop. E questo? Hop. E il premio? Ah, no, ma davvero? No, devo mangiarmi anche io. Lo mangio, sì, lo devo fare. Ottimo, è stato perfetto, percorso perfetto, netto. Quanti punti ho? Quanti punti? Diciamo 60. 60 punti, premio, perfetto. A Quattro Zampe in Fiera qua a Roma non poteva mancare Forza 10 e siamo qui con Giuseppe, un altro veterinario. Sapete benissimo che nell'azienda Forza 10 pullulano di veterinari perché è un'azienda doc, giusto? Un'azienda che fa ricerca scientifica, ancora oggi abbiamo diversi trial clinici in alcune università, anche negli Stati Uniti, dove stiamo tra l'altro introducendo il nostro prodotto con degli studi specifici fatti sul cane e sul gatto. Allora, per quello che riguarda invece l'Italia, stavo discutendo a Roma un grande successo, la nuova linea Legend, che ribadisce il concetto fondamentale di dare una integrazione nutrizionale completa. Completa vuol dire alimento secco, alimento umido in lattina con patè e vellutate fatte in Islanda, e poi degli snack per evitare che, dando dei premi al cane non adeguati per l'alimentazione, si possano creare dei problemi al metabolismo del cane stesso. La linea Legend oggi ha un nuovo prodotto che si chiama Agnello, è fatto con agnello e cervo che sono di origine biologica come alimento carneo. Come tutte le carni che noi utilizziamo in Forza 10, sono alimenti biologici allevati con allevamenti fatti al pascolo che prendiamo in Islanda o in Nuova Zelanda. È una linea di mantenimento che però migliora tutto l'organismo e il metabolismo del cane, e grazie all'unione di alcune erbe officinali che permettono di migliorare sia a livello dell'apparato digerente che a livello dell'apparato cutaneo l'aspetto e la qualità di vita del cane stesso. Ecco, io sono stato in Islanda e ho visto fondamentalmente proprio gli stabilimenti Forza 10, sono due, uno che fa snack e uno che fa umido. Esatto. E la cosa che mi ha colpito particolarmente è proprio questo chilometro zero, perché proprio il pesce viene proprio pescato dal mare e poi quindi lì fa capire proprio il sintomo di pulizia che c'è e di ricerca di questa azienda. Allora, la filosofia dell'azienda è di dare alimenti che non siano inquinati da ossi tetraciclina che vengono utilizzati in allevamenti intensivi, oppure alimenti provenienti da pesce inquinato soprattutto da mercurio. Per questo in Islanda abbiamo trovato il mare più pulito del mondo, come puoi testimoniare anche tu, e usiamo le acciughe e le aringhe perché l'acciuga vive in superficie, quindi non è soggetta a contaminanti da metalli pesanti. E poi, oltre che essere molto appetibile, è anche alla base della catena alimentare, quindi non mangia altri pesci o altre sostanze che possono essere inquinanti. Come hai detto tu precedentemente, abbiamo messo in Islanda due stabilimenti
proprio per garantire la migliore qualità a chilometro zero nel cane, ma non solo nel cane ma anche nel gatto, perché tutti i patè e gli umidi che vengono fatti sono fatti in Islanda. L'altra novità è che abbiamo un Legend per cani di piccola taglia. Il problema è la dimensione della crocchetta. Il Legend aveva una crocchetta che andava bene per cani di media grande taglia e non per piccola taglia. Abbiamo risolto anche questo problema introducendo proprio una linea small con una crocchetta molto piccola che è facilmente masticabile da parte del cane di piccola taglia. Parliamo anche con le persone che sono presenti se hanno problemi di natura patologica, otiti, dermatiti o altro, perché l'altro grande prodotto che propone Forza 10 è la linea Active. Io in particolar modo mi occupo di questa linea. Questa è una linea che ha per la prima volta nel suo sacco, propone per la prima volta al cliente una alimentazione con mangime di grande qualità, che è sempre l'acciuga o le aringhe, pescate in Islanda chiaramente, più un compresso fitoterapico che è adeguato al tipo di patologia che il cane presenta. Questo complesso fitoterapico è una compressa fatta a freddo che poi viene sporcata con il brodo di cottura dell'estrusore in modo da dare lo stesso sapore della crocchetta, e il complesso fitoterapico cambia a seconda del tipo di patologia che noi abbiamo. E siamo stati, per esempio, a questa linea i primi a produrre un prodotto specifico per la colite nel cane, con la collaborazione di uno dei più grandi gastroenterologi in Italia, che è il dottor Graziano Pengo. Prima azienda che ha affrontato un problema a livello intestinale specifico. Stand Frontline, abbiamo anche Emiliano, un addestratore cinofilo. Quanto è importante addestrare un cane? È molto importante, perché comunque sia noi facciamo, diciamo, il nostro centro permette alle persone di vivere meglio il cane sia in casa che in passeggiata. Quanto tempo è che fai l'addestratore cinofilo? Allora, addestratore sono 4 anni e pratico agility da 7. Io vedo qui che ci sono un po' di ostacoli, ok? Un po' di ostacoli, un tunnel. Ecco, quanto sono brave le persone, i proprietari con i propri amici pelosetti quando vengono qua? Cosa hai trovato di differenza? Guarda, differenza nessuna, loro si impegnano, perché poi comunque sia quando vedono il cagnolino che li segue si emozionano a questo sport, diciamo. E poi oltretutto serve anche per rafforzare il rapporto cane padrone, quindi si sentono più partecipi a vivere il cane. Ragazzi, guardate che spettacolo, guardate che spettacolo. Ciao Pedro. Ciao amore. Ecco, a posto, lui mi ha detto ciao. Ma allora, tutti lo chiamano Volpino, invece in realtà diamo il giusto nome. Spitz di Pomerania. Ok, allora come lo potete notare è toelettato, quindi no, in realtà non si potrebbe toccare. Assolutamente no. Giusto, infatti mi ha guardato e mi ha detto, ho capito, ho già capito, insomma, non si può. Allora, quanto tempo ha? Ha 2 anni. Tu andrai adesso a fare un'esposizione? Esposizione kennel, sì. Quanto tempo è che espone lui, che fa esposizione? Esposizione da già che aveva 8 mesi. Si diverte? Sì, mi piace molto. E anche a te, se no non lo faresti. No. Senti, quanto è importante per te la prevenzione? Moltissimo, moltissimo su tutto quanto, soprattutto le zanzare. Infatti tutti quanti, guarda, tutte le persone che sto intervistando, tutti quanti hanno paura delle zanzare, effettivamente, pulci zecche, ma soprattutto le zanzare, la leishmania, perché lì veramente prevenire è proprio meglio che curare. Certo, è vero, è vero. Quanto ti manca? All'esposizione. All'esposizione ci chiameranno presto, penso. Sei tesa? Abbastanza. Ti lascio andare. Ragazzi, ciao Pedro, mi raccomando. Ciao linguetta, ciao bello, ciao. Ma
Vai, facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Ciao Cani e Gatti, ciao TV Channel. Brava. Cani e Gatti TV Channel, rifai, vai. Ciao Cani e Gatti di TV Channel. Cani e Gatti TV Channel. Ciao Cani e Gatti TV Channel. Ce l'hai fatta, dammi 5, vai. Vai. Ce l'ha fatta ragazzi, ce l'ha fatta. Brava, brava. Insomma, ce l'ha fatta, avete visto? Cani e Gatti TV Channel, è riuscita, yeah. Ci vediamo dopo ragazzi, un bacio, ciao. Ce l'ha fatta, Cani e Gatti TV Channel. Ma è così difficile, Cani e Gatti TV Channel? Beh, non sembra.